Bene, è giunto il momento di un nuovo collegamento. Questa volta siamo in filo diretto, collegati in filo diretto con Trieste, dove la direttrice di ABC, Giusy Battain, ci parlerà di questo interessantissimo e importante progetto dedicato ai bambini chirurgici. ABC sta appunto per Associazione Bambini Chirurgici. Buongiorno Giusy, ben trovata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a te per la disponibilità che stamattina ci doni per parlare di questo importante progetto. Partirei proprio subito dal chiederti che cosa intendiamo per bambini chirurgici. I bambini chirurgici sono i bambini che nascono con malformazioni, talvolta molto spesso sindromici, e che poi hanno la necessità di essere curati attraverso terapie chirurgiche multiple e complesse. Quindi i bambini chirurgici sono coloro i quali, soprattutto nei primi anni di vita, sono sottoposti, hanno la necessità di essere sottoposti ad interventi chirurgici, proprio perché la chirurgia pediatrica non è una chirurgia demolitiva e definitiva, ma è una chirurgia che ricostruisce, sistema in qualche modo, attendendo l'equilibrio successivo, che è l'equilibrio di crescita del bambino. Proprio per questo motivo, chi ahimè, ha questo tipo di problematiche, questi bambini hanno la necessità di essere sottoposti appunto a interventi chirurgici per più ripetuti nel tempo, in particolare appunto nei primi anni di vita. E ABC nasce proprio per supportare queste famiglie, naturalmente i primi sì i bambini, ma sappiamo che i bambini sono tranquilli se il contesto familiare è un contesto familiare decisamente più sereno. Davvero complimenti per questo progetto, perché come dicevi tu, quando si tratta di bambini così piccoli bisogna tutelare la serenità non solo degli stessi bambini, ma di tutto il nucleo familiare, per cui davvero diventa prezioso il lavoro che svolgete. Da quanto tempo esiste ABC? Quali sono i progetti principali che state portando avanti? ABC nasce quasi 20 anni fa, febbraio prossimo compieremo 20 anni, da un'esperienza personale, quindi da una mia esperienza in questo caso, con la gravidanza del mio primogenito Riccardo, il quale è nato con una malformazione tumorale, un teratoma sacrococcigeo, e poi appunto ha avuto una serie di interventi, sino ai 6 anni di vita. Da questa cosa, io e il papà di Riccardo abbiamo pensato che forse, appunto, la vita ti pone talvolta, di fronte a delle sfide difficili, a cui è necessario trovare un senso, o comunque perlomeno potersi dare un senso, che possa essere in qualche modo anche riappacificatore rispetto ad alcune tematiche come il dolore nei bambini in particolare. Quindi abbiamo deciso di fondare questa organizzazione, questa associazione, che è iniziata un po' così, forse con un po' di incoscienza, ma in realtà poi è cresciuta tantissimo nel tempo. Tanto che appunto ormai a febbraio prossimo faremo 20 anni e i progetti che stiamo seguendo sono tanti. Primo sicuramente tra tutti è l'accoglienza gratuita all'interno di 6 case. Abbiamo circa 200 famiglie che accogliamo all'anno gratuitamente e pensiamo che queste case debbano essere non dei posti dove poter dormire, ma dei posti dove ricreare l'ambiente e un nucleo familiare. Per questo motivo assegniamo le case direttamente proprio ad una famiglia, una alla volta, all'interno di ogni casa. C'è un'accoglienza da parte di volontari ed è anche questo un momento bellissimo, proprio perché c'è un incontro. Riteniamo che sia importantissima la cura organica, ma anche
coadiuvata da un prendersi cura che va oltre la cura, diciamo, fisica e fisiologica, proprio una cura emotiva e psicologica, ed è un po' lo scopo di ABC. Infatti, oltre alle case, supportiamo queste famiglie attraverso la presenza di tre psicologi, che nel percorso di cura si affiancano alle famiglie sia dalla diagnosi prenatale e poi naturalmente a tutto il percorso chirurgico. Noi siamo diciamo, l'organizzazione non profit di riferimento dell'ospedale dell'IRCCS Materno Infantile Burla Garofalo di Trieste. E poiché ha un'attrattività molto grande, soprattutto nella parte, diciamo, extra-regionale, ecco che cerchiamo appunto non solo di accogliere gratuitamente le famiglie che vengono da fuori, supportare psicologicamente, ma anche poter dare quel qualcosa in più anche all'interno della struttura. Quindi doniamo macchinari, strumentazioni che possono essere all'avanguardia per poter attuare le pratiche chirurgiche nella modalità meno invasiva possibile. Allestiamo anche, quindi coadiuviamo l'allestimento del reparto di chirurgia e dei reparti, diciamo, connessi e annessi alle pratiche chirurgiche. Un'altra cosa importantissima, ed è un progetto su cui noi crediamo davvero tanto, è la presenza dei volontari. E i volontari, che ad oggi sono circa 140, seguono un percorso di formazione, una formazione peraltro che continua, quindi cerchiamo di affiancare il volontario affinché lui per primo, lei, facciano un'esperienza di volontariato gratificante, e che quindi anche la persona che decide di fare il volontario ed entra in contatto con queste famiglie, con appunto con una malattia, con situazioni difficili, possa comunque avere gli strumenti per poter avere un incontro di questo genere. E naturalmente affinché poi anche l'incontro anche da parte delle famiglie dei bambini possa essere un incontro piacevole. Ma non solo, noi pensiamo che il volontariato sia particolarmente importante non solo per l'attività in sé, ma anche perché poi il volontario, nel momento in cui rientra all'interno del proprio nucleo familiare, nella propria cerchia sociale, è portatore di valori. Bene. Ed è naturalmente un amplificare ciò che si vive internamente all'associazione. Sì, stavo pensando infatti proprio a questo, no? Tante volte quando vediamo i bambini soffrire per motivi fisici ci sentiamo impotenti, invece ecco, la tua testimonianza preziosa ci restituisce quanto sia importante provare a reagire. Nel vostro caso avete fatto qualcosa di straordinario realizzando questo progetto, realizzando la Fondazione ABC, che poi ecco, si ripercuote positivamente non solo sul bambino e sulla propria famiglia, come abbiamo già detto, ma anche, come stavi sottolineando adesso, nel generare un processo virtuoso che coinvolge poi tanti volontari, oltre 300 ci hai raccontato, che so che cosa significa nel mio piccolo, possono portare a casa poi insegnamenti preziosi attraverso ecco, il donarsi, donare un po' del proprio tempo. Per cui davvero complimenti per questo progetto di cui vedevamo di tanto in tanto anche le immagini del sito internet, poi ci ricorderai tu stessa l'indirizzo. Io intanto voglio chiederti ecco, se c'è tra le tante storie che sicuramente avete vissuto in questi anni, se ce n'è una che vuoi condividere con il nostro pubblico. Certo, abbiamo visto davvero tantissime storie, bambini che con grande forza hanno affrontato anche oltre 40 interventi chirurgici, ormai bambini che sono già grandi naturalmente, quindi diciamo in fase adolescenziale o anche diciamo dei piccoli adulti. Una storia che mi viene in mente e che è un po' anche riconducibile all'attività che ABC fa è la storia di un bambino siciliano a cui quando hanno chiesto amici,
amici o maestre, ora esattamente non ricordo, ma quali fossero, diciamo, le case, i posti di riferimento che lui aveva, lui ha risposto: io ho una casa a Palermo e ho una casa a Trieste. E quindi proprio anche l'idea di cui vi stavo raccontando prima, di poter dare un posto dove pensare, di poter fare casa anche in un momento difficile, è davvero giunto al cuore non solo della famiglia, ma anche del piccolo. Molto bella questa storia, davvero semplice ma di una potenza straordinaria. Giusy, io ti pregherei di ricordarci l'indirizzo del sito ufficiale di ABC, così quanti volessero approfondire la conoscenza del progetto, magari supportarlo, possono collegarsi via internet con voi. Dopodiché ci dedichiamo anche ai saluti finali. Allora, sito Certo, internet. www.abcburlo.it, ABC come le prime tre lettere dell'alfabeto, Burlo come il nome dell'ospedale, ma Burlo, Burla al maschile, quindi abcburlo.it. Molto bene, allora ecco, grazie ancora per aver condiviso con noi stamattina questa storia bellissima di impegno, di resilienza e di grande coinvolgimento non soltanto delle famiglie, ecco, interessate, ma anche dei tanti volontari che costituiscono la splendida realtà ormai ventennale di ABC. Giusy, che dire, questo non sarà un addio, ma un arrivederci, dato che, come anticipavi tu, tra qualche mese spegnerete 20 candeline, per cui sicuramente, ecco, state anche immaginando una grande torta. Sicuramente ci saranno dei festeggiamenti perché le cose belle, i traguardi raggiunti vanno sempre festeggiati e condivisi. Bene, allora lasciamoci con la promessa che ci risentiremo, ci ritroveremo magari nell'immediatezza di questo bellissimo compleanno. Nel frattempo, ancora complimenti per il vostro progetto e tanti cari auguri di buon lavoro. Grazie mille, grazie del vostro tempo e di avermi dato l'opportunità di essere ascoltata. Grazie a te e ai tanti volontari di ABC. Io restituisco la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.